Siamo alla Nave de Vero, prestigioso centro commerciale a Marghera, nel veneziano. Ma non siamo qui solo per fare shopping, cosa che comunque piace a tutti, ma per arricchirci con delle preziose informazioni. Ovvero oggi avremo l'onore di poter incontrare uno dei divulgatori scientifici più importanti e più apprezzati, ovvero Mario Tozzi, che tratterrà oggi con un coinvolgente monologo e spettacolo, riguarderà il bene più prezioso che abbiamo, ovvero l'acqua. Nessun uomo può mai bagnarsi due volte nell'acqua dello stesso fiume. Cioè a dire che se ti bagni una volta in quel fiume, già un secondo dopo avrebbe la stessa acqua, è passata. Diceva lui Pantarei, tutto scorre, come dice anche Gabbani nella canzone citando. Ma voleva dire più che altro che la terra è un continuo divenire e l'acqua è qualcosa che si trasforma continuamente. Mario Tozzi, intanto è un piacere incontrarla in veste di divulgatore. È un ruolo sempre più importante questo, per fare arrivare alla gente concetti non così semplici. Chi l'ha ispirato? Chi le ha dato questa idea, giusto che lei è un geologo, un docente, un ricercatore? Ah beh, non me lo ricordo nemmeno chi me l'ha data questa idea, però mi ricordo che mi faceva piacere provare a raccontare le cose che imparavo anche al di fuori del contesto scientifico, lì lo fai per, diciamo, per definizione con i congressi eccetera. Invece fuori mi divertiva perché si trattava di spiegare la mia passione a qualcuno che magari non ce l'aveva, che gli doveva portare a qualcuno delle rocce piuttosto che del fiume o del vulcano. Ho pensato che siccome mi interessavano così tanto, magari se glieli facevo sembrare interessanti, doveva essere una condivisione. E così è cominciato. La protagonista indiscussa di questa serata è stata l'acqua, ovvero l'elemento più prezioso. Cosa le piacerebbe che rimanesse ai nostri spettatori del suo monologo, del suo racconto? Ma mi piacerebbe che rimanesse giusto qualche piccola informazione su che cos'è poi effettivamente l'acqua, perché è così comune che qualcuno non ci fa nemmeno più caso, e soprattutto che rimanesse il fatto che sta diventando un problema la sua mancanza o il suo eccesso. Già semplicemente porsi questo problema rispetto all'acqua e sapere che non dipende dall'acqua in sé, quella ce ne sarebbe in abbondanza per tutti, ma da come la usiamo male o addirittura da come ne abusiamo, ecco, questo se rimane già anche soltanto questo concetto, per me è già un successo. Ecco, quindi vuole darci qualche consiglio pratico per preservare l'elemento più importante, l'acqua? Beh, quello che possiamo fare noi per l'acqua potabile sono i consigli piuttosto comuni. Credo che un po' li mettevamo in pratica, non so, per esempio non far correre l'acqua quando ti lavi i denti, già qualche cosa, non serve a niente fondamentalmente. E anche per chi si fa la barba, basta tappare il lavandino e usare quell'acqua lì per sciacquare senza farla ricaricare. Mettere i due pulsanti allo scarico è già qualche cosa, perché quelli sono 15 litri ogni volta. E stare attenti alle perdite, non lavare troppo spesso l'autovettura, non innamorarsi dell'innevamento artificiale, che è veramente lo spreco d'acqua senza fine, o del campo da golf nel deserto. Ecco, queste cose qui, insomma, se possiamo evitarle non ci perde niente nessuno. Se poi riusciamo a essere anche un po' più attenti nell'uso in agricoltura e in industria, cioè stare attenti che quello che compriamo non abbia comportato uno spreco d'acqua, beh, questo sarebbe un passo in avanti. Però per quello ci vuole più informazione. Per esempio, vorrei sapere quanta acqua ci ha voluto per fare sta camicia, o questi pantaloni, o l'autovettura che guido, o la confezione di pesche che compro. Ecco, lì vorrei sapere quanta acqua c'è, e magari poter scegliere tra i tanti quello che ne consuma di meno. Questo potrebbe essere un modo di chi consuma per orientare le scelte di chi produce. Nei paesi anglosassoni di cultura funziona così, da noi non lo so mica, ma insomma ci si può sperare. Lei si dichiara vegetariano, e come sono collegati gli aspetti del vegetariano con l'acqua? Si riconducono perché il consumo di carne è un consumo che ha bisogno di tantissima acqua, quindi la bistecca fondamentalmente, mangiare una bistecca è fondamentalmente incorporare una quantità eccezionale di acqua, parliamo di alcune centinaia di litri. Dunque, da questo punto di vista è senz'altro uno spreco, per varie ragioni, perché ormai le mucche non vengono più nutrite solo con l'erba del pascolo, ma anche con i cereali hanno bisogno di parecchia acqua, eccetera, insomma, ci sarebbe un discorso lungo da fare, ma comunque in ogni caso consumare tanta carne significa consumare anche tanta acqua, quindi consumare un po' meno carne permette di risparmiare anche acqua e certamente non fa male alla salute. Giusto, prima ci ha parlato durante il suo monologo del Mose, ha detto che è andato a visitarlo. Che opinione si è fatto brevemente? Ah, molto brevemente. Un'opera inutilmente costosa e dannosa per l'ambiente.
sintetico di così, ce la potevamo risparmiare tranquillamente. Insomma, non se ne conoscono nemmeno gli eventuali vantaggi, perché non è finita e né è mai stata messa in funzione. Ma gli svantaggi, quelli da geologo li posso vedere tutti, insomma, un elemento così artificiale in un posto che una sua naturalità la conservava non è una buona cosa.